senso è dovuto a una serie di fattori che ve li dico adesso in breve. Il primo è quello di inseguire l'attualità ad ogni costo. Cioè, un Papa deve essere una guida. Un Papa deve essere una guida, non può essere al rimorchio dello spirito del suo tempo, innanzitutto. In secondo luogo, un Papa si occupa di convogliare verso la fede le persone che sono incerte, ma a partire da coloro che sono già cattolici. La mia impressione è che il dialogo con i non credenti sia avvenuto sul terreno della non fede. Infatti la simpatia verso il Papa era ed è molto diffusa tra coloro che non ci pensano minimamente ad andare in chiesa, che sono credenti, praticanti e così via. E questo mi sembra anche un altro risultato fondamentale. Non solo, ma quando i temi religiosi vengono correlati soltanto al dialogo con le altre culture religiose e quando diventa quasi più importante rivolgersi agli islamici piuttosto che ai cristiani magari perseguitati in alcune zone del pianeta, anche quello mi pare un capovolgimento. E dico ancora, quando il tema dell'accoglienza diventa l'unico tema ossessivo della Chiesa, si perde tutta la missione evangelica che è fondata su tanti elementi a partire dalla testimonianza di Cristo. E non si può pensare che tutto si risolva nell'accoglienza. Anche perché io aggiungo un'altra considerazione, anche di natura statistica. Cioè dico, i migranti sono un fenomeno importante che riguarda milioni di persone. Un Papa, che è il pastore dell'umanità intera e non dell'umanità in transito, cioè dei migranti, dovrebbe occuparsi non solo dei migranti, ma anche dei restanti, cioè dei miliardi di persone che vivono nella loro terra d'origine e che spesso vivono nella miseria, vivono in condizioni persino peggiori di coloro che partono, perché non hanno nemmeno le risorse per partire. Ecco, ridurre il messaggio evangelico soltanto all'umanità che parte è una riduzione inaccettabile, così come inaccettabile la fratellanza ridotta a umanitarismo. L'unica fratellanza per un cristiano è nel padre, nel segno del padre. Quando alla fratellanza togli il riferimento al padre, la fratellanza diventa fraternité, nel senso della rivoluzione francese, e ogni fratellanza senza padre diventa fratricidio, perché quando non hai un punto di riferimento superiore a cui rapportarti e con cui regolare i tuoi rapporti di fratellanza, alla fine agisci in modo che diventa conflittuale con gli altri. Allora, sono una serie di fattori che mi portano a...